Questo è un noto sito di prenotazione online e questa è la mappa della Val Trebbia. Dal 12 al 15 agosto praticamente tutte le strutture, alberghi, agriturismi sono pieni. Vedete, i bollini indicano appunto che non c'è una disponibilità di stanze, lo confermano gli operatori del settore e si preannuncia un ponte di Ferragosto con un grande flusso di turisti. Camere sì, tanto. Turisti in arrivo da dove? Ah, un po' dappertutto, a Milano, a Pavia, Cremona. Sì, più o meno c'è pieno. Di gente in giro ce n'è un giorno, due massimo. L'utenza migliore è quella di Milano, dell'Interland di Milano, ma comunque ce n'è un po' da tutte le parti, ecco. Direi ottimo, nel senso che se parliamo di Ferragosto sono già al completo. Che tipo di turismo è quello che arriva in questa estate in Val Trebbia? Oltre ai piacentini ci sono anche molte persone che arrivano dalla Lombardia, quindi Basso Lodigiano. Poi è chiaro che nel mese di luglio e agosto ci sono anche stranieri, francesi, inglesi, olandesi, tedeschi. Ma chi viene dall'estero viene anche per visitare Bobbio, ho visto. Bobbio e Graziano Visconti, poi stanno 2 giorni, dopodiché ripartono per altre mete. Ho visto che la gente si muove di più, c'è stato un incremento quest'anno, sì. Un trend di arrivi turistici nel Piacentino, in particolare in Val Trebbia, che viene confermato anche da Coldiretti, sigla che riunisce gli agriturismi in provincia. Cosa riscontrate tra gli operatori? Ci comunicano che tutte le loro strutture ricettive al momento sono esaurite. Per tutto il mese di agosto le strutture sono complete. Va addirittura meglio rispetto ad estati precedenti? Anche qui nel Piacentino risulta un trend sicuramente positivo, maggiore delle estate precedenti. Sia le persone del Piacentino hanno riscoperto le nostre valli, loro stessi hanno dato un afflusso maggiore nelle strutture agrituristiche.